San Nicola Arcella perde il suo arcomagno, la formazione naturale chiusa ai turisti. Ancora abusivismo a Lauria, colpiti fotografi e cineoperatori. Trecchina partecipa alle iniziative nazionali della settimana sul diritto alla famiglia. Gianni Pittella è il nuovo presidente del gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento europeo. Estate 2014, le aspettative dei trecchinesi. Ciao a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Trecchi News. Ha fatto il giro della rete la notizia della chiusura a tempo indeterminato del celebre Arcomagno, principale attrattore turistico di San Nicola Arcella. La formazione naturale era da diverso tempo sotto osservazione, a causa del distaccamento di alcuni pezzi di roccia, l'ultimo dei quali avvenuto a fine giugno. Ciò ha portato ad un'ordinanza di sgombero da parte dell'amministrazione comunale. In un'intervista rilasciata a blogtortora.it, il vice sindaco Eugenio Madeo si è detto preoccupato per la complessità dei lavori di adeguamento, che rischiano di essere particolarmente lunghi e tutt'altro che economici. Un duro colpo alle ambizioni turistiche del comune calabrese. Ennesima operazione antiabusivismo della Guardia di Finanza di Lauria, che stavolta colpisce gli operatori audiovisivi. Alcuni istituti scolastici di Lauria avrebbero affidato le riprese delle classiche recite festive e di fine anno a fotografi e cineoperatori abusivi, non semplici amatori, ma dipendenti e pensionati di Stato. Per venire a capo della vicenda, i militari hanno interrogato i dirigenti scolastici e gli insegnanti degli istituti interessati, nonché i genitori dei bambini. Dopo panettieri e parrucchieri, continua dunque il lavoro per la Guardia di Finanza di Lauria. Il 21 giugno scorso l'associazione A Mani Tese ha organizzato un pomeriggio di sensibilizzazione in occasione della Settimana Nazionale del Diritto alla Famiglia. L'iniziativa rientra all'interno di un progetto più ampio che ha visto la partecipazione di più di 200 comuni in tutta Italia. Il dibattito è stato aperto dall'avvocato Rossella Roselli, che ha affrontato il tema del parto segreto dal punto di vista legale, seguita da un'interessante dimostrazione sulla disostruzione pediatrica delle vie aeree da parte dei volontari della Croce Rossa di Trecchina. Ha concluso la tavola rotonda il parroco di Trecchina, Don Guido Barbella. Il Forum dei Giovani ha contribuito alla manifestazione con un sondaggio somministrato a giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni, i cui risultati hanno offerto uno spaccato sulle idee dei giovani su questa importante tematica. Dalle risposte è emerso che il 34% degli intervistati ha una percezione molto ampia del concetto di famiglia, contrariamente al 24% che ritiene che la famiglia debba essere composta da una donna e un uomo sposati con figli. Dal punto di vista dei valori, i giovani non sembrano essere così distanti dagli adulti, infatti il 75% ritiene che la famiglia sia ancora un valore importante. Più della metà degli intervistati, infine, ritiene che i motivi per cui si rimane in casa con i genitori anche dopo i 30 anni siano riconducibili ad un problema di natura economica. Il lucano Gianni Pittella è stato eletto presidente del gruppo Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo. L'esponente del PD è stato eletto a larga maggioranza nella riunione del gruppo socialista tenutasi il 1 luglio a Strasburgo. Il grande risultato ottenuto dal Partito Democratico nelle elezioni europee di fine maggio ha fatto sì che la carica andasse ad un italiano per la prima volta. Una nuova esperienza per il politico lauriota dopo la vicepresidenza vicaria del Parlamento europeo della scorsa legislatura. L'estate è importante per Trecchina, sia dal punto di vista economico che sociale. Alessandro Lucchese ha intervistato alcuni trecchinesi per conoscere il loro punto di vista sull'organizzazione dell'estate 2014. Vediamo il servizio. Buonasera. Vorrei chiederle alcune cose riguardanti l'estate trecchinese 2014. Io penso che sarà molto divertente, ci sono comici, cantanti, perché sai perché lo so? Perché si interessa mio figlio a stagione, hai capito? Quindi lei ha lasciato intendere che ci sarà molta gente. Sì, 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 ce ne sarà. Non si sa niente proprio. C'è Maratea, Lauria, Rivello, Nemole. Comunque non lo fate vedere a nessuno, che l'italiano lo parlo poco io. Nonostante la crisi, ci sarà molta gente come gli anni passati? Beh, darsi. Credo che sì, ci sia sì. Un po'.
No, sono i locali, non capisci? Perché tutti gli anni sta sempre pieno. Cosa ne pensate del programma trecchinese estivo? Come ve lo aspettate? Una frana. Sperate ci sia molta gente o no? Come no? Speriamo che ci sia tanta gente. E invece cosa pensi? Io penso che va benissimo. Perché sono buoni organizzatori. Se tutti i paesi, Baratea, Lauria, Rivello, dicono che quello che si fa a Trecchino è nessun paese. Qualche giorno li invito a farli venire per qualche manifestazione. C'è Moscerini, c'è nessuno, soldi non c'è nessuno. La prima cosa vogliamo un pullman che ci porta al mare, che è una vergogna Trecchino che non ha un pullman che ci porta al mare. All'amministrazione come c'è bella Trecchino, non c'è niente. E colore un bacione a Ludovico. Sì. Me l'aspetto che... Speriamo che viene gente, speriamo che c'è un po' di movimento, perché sennò adesso vedi che la piazza è vuota. Però adesso dal mese di luglio e agosto si prevede che dovrebbe arrivare un po' di gente. Sicuramente ci sarà gente e ci divertiremo soprattutto. Quel mese agosto poi c'è la Sagra della Castagna, c'è la Festa della Madonna, il Protettore San Michele, fino al 30 ottobre penso che ci sarà sempre il solito movimento che c'è a Trecchino. Ma io mi auguro ci venga strutturato come analogamente qualche... Però fino adesso non c'è nessuna comunicazione ufficiale che verrà fatto come verrà fatto. Credi che la crisi influenzerà a questi livelli? Perché oramai come le feste parrocchiali, vari santi, eccetera, così anche le feste locali ci sarà la partecipazione collettiva e quindi sarebbe felici e contenti. Era un programma molto, molto bello, diciamo un programma che spiegherà che alla gente anche leggerà quello di divertirmi e di stare bene e con i trecchinesi anche con gli amici. Io invito a tutti di venire a Trecchino e di stare anche con noi, che è bello stare con noi. Come ti aspetti che sarà il programma trecchinese estivo del 2014? Spero fresco, non come sono io in questo momento perché sto appena trovato lavoro e mi aspetto che il forum dei giovani faccia qualcosa per attirare le persone da fuori e che possano venire sempre con queste iniziative va sempre migliorato, nel senso che il copia e incolla non piace a nessuno, bisogna sempre cercare di mettere dentro qualcosa che possa in qualche modo poi. Mi aspetto qualche piccola variazione, però su una struttura ben consolidata. Bah, io penso, spero, sempre ricco di cose come gli altri anni, come l'altra estate, soprattutto con i comici che rallegrano un po' la situazione. E per il resto anche tanta musica, spero. Io come ha detto lei, spero con molte band che si esibiscono e anche diciamo, molti cabarettisti. Ma io penso che la crisi c'è, però la nostra Trecchino ospiterà sempre un sacco di persone di turisti. Siamo in crisi da 3-4 anni, speriamo che si continui a partire più su Instagram, ma la situazione è ancora peggiore. E vabbè, le serate che hanno fatto l'estate, anche quando hanno fatto quelli di Zeni, penso che la crisi influirà tanto. Ah, un invito, venite a Trecchino che venite a consumare. E questa era l'ultima puntata prima della pausa estiva. Ci rivediamo a settembre con la nuova edizione di Trecchi News. Vi lascio alle rubriche, buona estate a tutti. Ciao a tutti e benvenuti a Lumi di Parole, volume 4. Oggi parliamo di un bellissimo brano di Fabrizio De André del 1966 dal titolo Amore che vieni, amore che vai. Questo era contenuto sul 45 giri, sul B-side del 45 giri, sulla facciata principale c'era Jordi.
E anche oggi partiamo dalla parte musicale, perché questo brano, così come altri di De André, ma più in generale del cantautorato italiano, presenta una struttura estremamente semplice, volutamente semplice, perché il testo poi doveva arrivare prima e senza che l'ascoltatore si potesse così perdere in distrazioni dovute alla parte musicale. Questo è un brano costruito su un 6 ottavi, quindi un ritmo che attribuisce al brano anche una certa anima, un certo dinamismo, ed è costruito su su degli accordi minori della scala di La minore, appunto. Quindi gli accordi minori sono quelli tristi, diciamo, sono quelli che in qualche modo comunicano già di per sé una certa malinconia. Quindi tutta la strofa, quei giorni passati a rincorrere il vento, sono costruiti su questi accordi. E poi il ritornello, c'è una breve dissonanza, ma che rientra sempre nella struttura armonica del giro minore di là. Io ti ho amato sempre, non ti ho amato mai, amore che vieni, amore che vai, e così via. Quindi tutta la parte musicale segue questo giro qua. Ovviamente più avanziamo nel brano, più si inseriscono altri tipi di strumenti, per esempio gli archi entrano nella seconda strofa, e così si va avanti fino alla fine. Però la struttura fondamentale del brano è questa. Per quanto riguarda il testo, invece, credo che questa sia una di quelle canzoni bomba che vada sempre in qualche modo portata con sé, non solo nell'isola deserta, ma proprio sempre, ecco, sul telefonino ci deve essere sempre. Perché? Perché parla dell'amore, e ne parla in maniera, così come altri brani di De André, soprattutto la canzone del perduto amore, e parla del fatto che questo sentimento sia effimero, quindi che sia destinato in qualche modo a sciogliersi, a svanire, ma non per motivi necessariamente esterni, quindi magari altri fattori che vadano a incidere sul sentimento, ma è quasi come se questo sentimento venisse, diciamo così, a consumarsi all'interno, come se avesse un ciclo naturale e che all'interno di una storia venisse in qualche modo poi ad esaurirsi naturalmente. E anche stavolta dividiamo il testo in tre blocchi. Partiamo dalla prima strofa, in cui si sottolinea molto la fase dell'innamoramento. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e a volerne altri 100. Questa è la tipica fase della cotta, in cui, diciamo, i baci o le carezze, le coccole, in qualche modo sembrano bastare per tutta la vita e sembrano scacciare ogni tipo di problemi. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. È molto importante il punto di vista di questo primo ritornello, perché amore che fuggi da me tornerai, nel secondo ritornello, fra un mese, fra un anno, scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. È come se nella prima strofa l'autore fosse più consapevole dei movimenti del partner, nella seconda strofa invece sembra quasi così metterli già in dubbio, e cambia il punto di vista. Amore che vieni da me fuggirai, la seconda volta, mentre la prima volta diceva amore che vieni, che fuggi da me tornerai. Quindi cambia un po'. Io credo che la seconda strofa sia liricamente altissima, perché dice proprio testualmente: e tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore. Ecco, tu che con gli occhi di un altro colore potrebbe così quasi far sembrare che ci sia un'altra persona in mezzo, in realtà no, stiamo parlando sempre e solo delle stesse persone. E il fatto che ci sia questa metafora, gli occhi di un altro colore, lascia proprio intendere come il sentimento, la vista del sentimento stia cambiando. Ecco, quindi credo che sia bellissimo questo passaggio. D'altronde De André ci ha abituato a queste altre forme altissime proprio di poesia scritta. L'ultima strofa invece fa capire quasi che l'amore sta quasi per finire. È venuto dal sole, da spiagge lontane, è venuto in novembre col vento d'estate, quindi sia che questo amore sia nato in primavera, sia in estate, sia in inverno addirittura. Io ti ho amato sempre, non ti ho amato mai, quindi ecco la mutevolezza dell'amore si proprio scandisce in queste parti di testo. Amore che vieni e amore che vai. Io credo che sia un brano bellissimo da portare sempre con sé, e soprattutto credo che vada ascoltata in maniera particolare la versione di Battiato del 2000, contenuta nell'album Faber Amico Fragile, che fu una serata tributo a De André che fu fatta a Genova l'anno successivo alla morte del cantautore genovese, presentata da Fabio Fazio.
e credo che quella versione sia struggente, sia veramente commovente. Io vi consiglio di ascoltarla e nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Lumi di Parole e buon'estate.